Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Come vi avevo anticipato, questo è l'ultimo video sul grado di sfida. Andiamo a chiudere il discorso, almeno in linea generale. Questo però non sarà un video in cui andiamo a parlare di regole, ma sarà un video in cui andiamo a parlare della filosofia del gioco. Le regole del grado di sfida, grosso modo, sono quelle che vi ho detto. Il fatto però è che esiste una questione interna tra i master del D20 su quanto il grado di sfida abbia senso come concetto e su quanto in realtà sia semplicemente una complicazione inutile. Probabilmente per quelli un attimo più esperti questo è un discorso già sentito e risentito, però per i neofiti che si avvicinano è meglio fare una summa e farli partire direttamente col punto attuale della discussione. Quindi oggi andiamo a parlare del fatto che il grado di sfida serve o non serve. Vi avviso, questo è uno di quei video che non ho scritto in precedenza, quindi la maggior parte del discorso sarà io che ranto a caso verso cose incomprensibili. Proseguite col video a vostro rischio e pericolo. Negli scorsi video abbiamo visto tutte quelle che sono le regole fondamentalmente da manuale su come andare a calcolare il grado di sfida e su perché serva un grado di sfida, in quali situazioni debba essere utilizzato e in realtà il concetto generale degli incontri. Molti, anche nei commenti, hanno fatto notare come queste regole siano molto pesanti dal punto di vista della matematica. E molto spesso il grado di sfida, anche calcolato alla perfezione, anche prendendo proprio il grado di sfida che viene riportato sui manuali, dà un valore che poi non sembra avere alcuna attinenza con quello che effettivamente si vede al tavolo come difficoltà dell'incontro. È una situazione molto frequente, diciamo che in realtà è la situazione standard, trovare mostri sul manuale che abbiano lo stesso grado di sfida, ma quando si va a leggere il profilo si nota che hanno capacità totalmente differenti tra loro, anche in termini di puro potere, cioè mostri che sono obiettivamente molto più forti rispetto ad altri che però hanno lo stesso grado di sfida. Non si parla di mostri più forti in determinate circostanze. Ovviamente un mostro pensato per picchiare in mischia i personaggi sarà più forte nella mischia, un mostro pensato per ingannare i personaggi e confonderli sarà più bravo sul sociale che nella mischia. Però si può dire che questi mostri rappresentano una minaccia equivalente, sia in realtà la composizione del party a rendere uno scontro più difficile dell'altro. Ci sono però molti altri casi in cui due mostri da mischia abbiano lo stesso grado di sfida, nonostante uno dei due sia obiettivamente più forte in mischia rispetto all'altro. In molti casi questa differenza può essere fatta risalire al fatto che alcuni mostri hanno un grado di sfida più alto di quello che appare perché sono concepiti per essere affrontati singolarmente. E quindi in realtà si parte dal presupposto che, dato che il mostro avrà fondamentalmente una scena di per sé, probabilmente in un ambiente favorevole al suo determinato stile d'attacco o il suo determinato modus operandi, un esempio per tutti, la maggior parte dei mostri acquatici ha un grado di sfida molto più alto perché è concepita per essere affrontata in acqua, dove loro non hanno problemi. Gli avventurieri hanno letteralmente i round contati prima di soffocare. In altri casi vale l'opposto, i goblin hanno un grado di sfida molto più basso rispetto agli orchi. Un goblin parte da un grado di sfida un terzo, un orco parte da un grado di sfida un mezzo, nonostante i loro valori siano sostanzialmente equivalenti. Gli orchi sono un po' più forti, i goblin sono un po' più veloci. Però non sembrano mostri così disparati. Il fatto è che i goblin sono pensati per essere usati in larghi numeri, quindi il loro grado di sfida è calcolato al ribasso
se gli orchi possono apparire in gruppi di 3 o 4, i goblin possono assaltare i giocatori in gruppi di 12-15, quindi è normale che il loro grado di sfida singolo sia più basso perché fanno totalmente affidamento su tattiche di squadra, quindi il loro grado di sfida va a stabilizzarsi man mano che aumenta il numero, restando nei minimi della decenza. Un gruppo di 100 goblin probabilmente avrà un grado di sfida molto alto, totalmente irrealistico, perché a quei livelli un mago di quindicesimo livello può esplodere tutti i goblin in un singolo round con due palle di fuoco, indipendentemente dal loro numero. In alcuni casi questo è dovuto, mantenendo l'esempio dei goblin, al fatto che man mano che un gruppo di mostri aumenta, anche le loro tattiche, i loro equipaggiamenti aumentano di conseguenza. Se un gruppo di 5 goblin caricherà i giocatori con la lancia, o magari tenderà loro un agguato dietro delle rocce per saltare fuori con gli archi, un gruppo di 100 goblin probabilmente avrà al suo seguito catapulte, macchine d'assedio e barricate, essendo letteralmente un piccolo esercito. Una catapulta o una barricata non hanno un grado di sfida proprio, però vengono considerati nel fatto che la mera mole dei goblin porta inevitabilmente a aumentare le loro disponibilità. Anche se questo non è mai scritto sui manuali, questa è una roba che alcuni master, dopo un tot che giocano, arrivano a dare per scontata. Tecnicamente, però, si tratta di un house rule, anche perché sarebbe impossibile andare a calcolare quanti goblin effettivamente servono prima che allora a quel gruppo si aggiunga una catapulta o allora quel gruppo abbia il tempo per scavare una trincea. Questo porta di per sé al passo logico successivo, cioè se il grado di sfida, per come è riportato, è un valore che è indicativo grossomodo di quanto può essere forte un mostro, si dà per scontato che un goblin con grado di sfida un terzo sia più debole di un antico Grego Rosso con grado di sfida 23. Però in realtà tra mostri simili, due mostri con grado di sfida 20 potrebbero avere tattiche e valori che ne rendono uno palesemente più forte dell'altro senza un apparente motivo. E a questo punto la domanda che nasce è: ma allora il grado di sfida esattamente cosa sta a indicare? Se il grado di sfida non è un valore affidabile su quanto un mostro sia effettivamente forte, come faccio io come master a calcolare il grado di sfida di un incontro oggettivo e non teorico? Come faccio io a capire se l'incontro che sto preparando è troppo forte o troppo scarso prima di dovermi mettere poi a aggiustare l'incontro in corso d'opera perché mentre i giocatori giocano mi accorgo che non sta funzionando come dovrebbe. Come ho detto più o meno esplicitamente nei video passati, non si può. L'unica cosa che ti permette di arrivare a un calcolo del grado di sfida ottimale è semplicemente un processo di prove e fallimenti fino a quando non si riesce a ottenere quale sia effettivamente il modificatore da applicare in quel gruppo. L'esperienza sicuramente dà una mano. Dopo qualche tempo che ci si è impratichiti col sistema, alla quinta, sesta volta che si organizza una campagna contro i goblin, probabilmente si saprà già quanti goblin devi mettere in uno scontro, perché quello scontro sia interessante per un gruppo di quel livello e quanti devi metterne perché sia un incontro interessante per quell'altro livello. Questo però di per sé va a negare lo scopo stesso dell'esistenza del grado di sfida, dato che alla fine il master va a ignorare quale sia il valore riportato, affidando poi all'incontro un grado di sfida che decide lui sostanzialmente arbitrariamente, usando sicuramente un ragionamento dietro, basandosi sull'esperienza, ma i numeri che usa per stabilire quale effettivamente sia il tesoro di quel gruppo sono numeri che ha deciso lui
in base a una sua logica che è totalmente slegata da quella del manuale. A questo punto si aprono due scuole di pensiero differenti. La prima è quella che dice che il grado di sfida riportato sul manuale fondamentalmente può essere un aiuto su come schierare i mostri, su quanto effettivamente siano potenti o pensati per essere potenti quei mostri, ma non deve mai essere dato per scontato, anzi, fondamentalmente ho sentito chiamarlo un modo per restringere la lista. Io so che il mio party è un party di sesto livello, quindi dovrebbero affrontare incontri che vanno dal grado di sfida 4 al grado di sfida 8. Invece di andarmi a cercare su tutti i mostrari quali siano i mostri da mettergli contro nella prossima quest, andrò a restringere la lista e andrò a vedermi solo i mostri che vanno al grado di sfida 4 e al grado di sfida 8. Poi, una volta che ho quella lista, deciderò mostro per mostro quale sia effettivamente il suo grado di sfida, ignorando il valore riportato sul manuale. L'altra scuola di pensiero è quella che in realtà il grado di sfida è semplicemente un numero convenzionale, come la quantità di esperienza, il tesoro medio che gli avventurieri trovano, come il concetto di livello medio del gruppo. Un gruppo di sesto livello non è assolutamente detto che sia equivalente a un altro gruppo di sesto livello. Un gruppo potrebbe avere proprio valori più alti e essere meccanicamente molto più forte, molto più performante di un altro, perché sono cose che non dipendono dai singoli personaggi e dal loro livello. Anche la build di un singolo personaggio può andare a influire. Due guerrieri di quarto livello non necessariamente sono forti uguali, non sono neanche forti in maniera equivalente. Uno potrebbe essere sia molto più corazzato che avere molti più danni per round rispetto all'altro. È un gruppo di quattro personaggi in cui i quattro personaggi hanno tutti una build migliore, sono pensati per lavorare di concerto, potrebbe molto probabilmente essere molto più funzionale rispetto a un gruppo equivalente in cui ogni giocatore ha buttato in gioco un personaggio così come gli pareva, e non praticano tattiche di squadra, o anche se cercano di farle, non hanno delle basi meccaniche che gli permettano di espletarle al meglio. In questo caso il ragionamento che c'è dietro è: ma se tanto tutti i valori medi sono puramente una convenzione, perché un gruppo può essere più forte di un altro, un tesoro può essere più grosso di un altro, due incantesimi della stessa magnitudine possono essere uno più utile dell'altro, allora anche il grado di sfida è un valore puramente convenzionale, quindi le regole dicono che gli avventurieri al quarto livello affrontano un mostro con grado sfida 4. Quanto effettivamente è forte quel mostro non è un problema nel master. Se il mostro è forte, buon per i giocatori; se il mostro è scarso, peggio per loro, si annoieranno. Non devo perdere tempo io come master a andare a ribilanciare il gioco che ho pagato per essere bilanciato. Ovviamente esiste anche una terza linea di pensiero, che è quella che dice semplicemente di ignorare il grado di sfida, mischiare i mostri tra di loro in base a come dice il buon senso o la logica dettata dalla situazione in gioco, fin tanto che i giocatori si divertono. Chi se ne frega di applicare correttamente le regole. Ora, quest'ultimo approccio ha portato negli anni a guerre violente tra varie fazioni del gioco di ruolo, quindi diciamo che per ora lo accanteniamo, ne parleremo magari molto molto più avanti nei video. Però per quanto riguarda le due precedenti, cioè il grado di sfida deve essere deciso dal master volta per volta e il grado di sfida è semplicemente un valore convenzionale, in realtà gli avventurieri devono essere preparati ad affrontare avversari molto più forti o molto più deboli, comunque, di per sé hanno tutta una logica dietro. Io non dirò volutamente quale delle due fazioni supporto e quale dei due metodi applico, semplicemente perché quelli di voi che probabilmente già masterano da anni, che sanno già di che cosa sto parlando, hanno già una loro idea chiara, avranno già fatto questo dibattito molte volte,
Non sarò io a fargli cambiare idea, non ho neanche interesse a fargli cambiare idea, anche perché, come ho detto, entrambe le posizioni hanno una logica dietro, non ce n'è una obiettivamente giusta e obiettivamente sbagliata. Per quanto riguarda tutti gli altri tra voi che invece sono effettivamente dei neofiti, sono qua per imparare, non voglio influenzarvi, andate, come vi dico sempre, per tentativi. E decidete quale delle due cose secondo voi è meglio applicare. Posso anche dirvi che tavoli diversi, giocatori diversi, reagiscono in maniera diversa. Ci sono i giocatori per cui ogni incontro deve essere bilanciato e se il master ha messo un mostro in gioco, vuol dire che noi quel mostro siamo in grado di sconfiggerlo, e gruppi che invece trovano perfettamente normale che anche se il grado di sfida dice una cosa, non necessariamente vuol dire che quel mostro allora sia facile o che quel mostro sia difficile e che a loro piace valutare situazione per situazione perché quando arriva l'incontro che loro non dovrebbero affrontare ma evitare e loro lo capiscono, si sentono gratificati del fatto di essere stati furbi a evitare la trappola. E potenzialmente anche i singoli giocatori all'interno di un gruppo potrebbero avere un'opinione o un'altra, avere opinioni diverse tra di loro. Ho anche assistito a dei dibattiti particolarmente accalorati tra giocatori che sostenevano l'una o l'altra fazione, e anche tra master che sostenevano una o l'altra fazione, e anche tra giocatori e master in cui i giocatori si lamentavano del fatto che il master avesse inserito un incontro anche se sapeva che loro non erano in grado di superarlo, o al contrario del fatto che la storia diventa troppo noiosa perché tanto tutti i nemici che incontriamo li ammazziamo in 3 turni, quindi che senso ha giocare? Tutte queste cose, come ho detto, riguardano la filosofia del gioco. Quindi decidete voi, caso per caso, provate. Per i master che sono già esperti, scrivetemi qui sotto nei commenti qual è la fazione con cui vi siete schierati, come voi vi approcciate al grado di sfida e possibilmente anche perché vi siete schierati da quella parte. Magari spiegando anche come fate voi ad arrivare al grado di sfida, perché io ho spiegato qual è il metodo del libro e quali sono le varianti che io uso per calcolarlo. Quasi sicuramente ci saranno tra voi, alcuni nei commenti l'hanno scritto, che usano altri metodi, sia metodi basati sul senso e basati sull'arte, sia metodi basati sulla matematica, ma usando formule diverse. Anche per i neofiti e soprattutto per i giocatori in questo caso, voglio sapere se voi questa cosa l'avevate percepita, come l'avevate percepita, qual è il vostro approccio, quali tentativi avete fatto, quali fallimenti avete ottenuto, quali successi avete ottenuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi gli altri video, schiacciate il tasto della campanella. Questo è stato un video abbastanza, forse non è stato un rant, ma ci è andato vicino. Comunque, io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.